Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono BlaziGen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Fusions, poiché quest'oggi finalmente andiamo a vedere insieme come sbloccare la skill del Super Saiyan per i nostri personaggi, ovviamente soltanto per i Saiyan. Prima di iniziare però è doveroso fare delle precisazioni, infatti partiamo dalla prima cosa, perché se notate una voce un attimino strana non siete voi il problema, o magari non sono le vostre cuffie il problema, ma sono io, poiché ho la voce un attimino scesa, ecco, dato che non sono al top della forma ultimamente. La seconda precisazione doverosissima invece riguarda proprio la guida in sé per sé, poiché allora, questa skill del Super Saiyan partiamo dal presupposto che è una skill droppabile. E ciò quindi vuol dire che un personaggio in particolare vi dropperà appunto il Super Saiyan. Quindi già da qui possiamo capire che il tutto è casuale, però bisogna comunque attenersi a certi requisiti. Perciò fate molta attenzione a quello che vi dirò all'interno di questa guida, poiché poi non voglio ritrovarmi comunque centinaia e centinaia di commenti con scritto "Blazi, ho seguito la guida ma non trovo il Super Saiyan", oppure "non mi droppa il Super Saiyan". Vi spiego tutto come si deve. Allora, prima di tutto è doveroso dirvi che mi trovo nel post game, quindi ho concluso l'avventura, ho battuto il boss finale, sono usciti i titoli di coda e quindi per l'appunto sono nel post game. Ora vi dico, ho provato ad ottenere il Super Saiyan durante l'avventura, però ci sono riuscito con scarsi risultati. Perché? Poiché seguendo la guida, ovviamente, che vi mostrerò a brevissimo, sono riuscito soltanto una volta a trovare il Super Saiyan durante l'avventura, ovviamente, però non sono riuscito a sbloccarlo poiché dovevo registrarvi la guida e nelle volte successive in cui ho provato a sbloccare il Super Saiyan sempre durante l'avventura, e badate bene, non ci sono mai riuscito, poiché il personaggio che a breve vi mostrerò non aveva più equipaggiato il Super Saiyan. Quindi, morale della favola, se seguite questa guida nel momento in cui vi trovate nel post game, e quindi nel momento in cui avete battuto il boss finale e sono usciti i titoli di coda, questa guida ha un senso di essere seguita, ecco. Se non vi trovate comunque all'interno del post game, credo che possiate seguire tranquillamente comunque la guida, però comunque badate bene perché ci metterete davvero dei giorni secondo me a droppare il Super Saiyan. Quindi andiamo a vedere per l'appunto come ottenere questa benedetta skill. Allora, vi mostrerò due strade. La prima è questa qui, che io ritengo quella lì un attimino più difficile. Infatti bisogna trovarsi nel varco spazio-temporale 6P, quindi bisogna essere giunti per l'appunto al sesto piano. Ora, una volta usciti dall'astronave, bisogna girare un attimino verso sinistra e proseguire verso l'alto, quindi andare in cielo più o meno. Vi mostro un attimino la zona. Allora, per darvi giusto un attimino un'informazione più precisa, se girate verso sinistra a partire dall'astronave vi trovate questo buco qui, dove in basso c'è la montagnella della spada Z. Partendo da qui, se salite verso nord, ecco qui, abbiamo questo personaggio. A me sarà di livello 100, ma a voi dipenderà da che livello siete. Allora, abbiamo quel personaggio con l'energia rossa che è praticamente un Saiyan. Quindi, appena vi uscirà scritto questa frase "pensi di essere forte, affrontami", vorrà dire che abbiamo beccato il personaggio giusto. Quindi andiamo ad affrontarlo e vi faccio vedere chi è che effettivamente ci darà il Super Saiyan. Quindi abbiamo qui la nostra squadra, abbiamo ovviamente il nostro carissimo Blaze fuso con Peach, davvero fighissimo. Ed ecco qui, abbiamo la squadra avversaria. Andiamo a controllare subito la forza della squadra, poiché ci interessa soltanto un personaggio che dobbiamo reclutare da qui. Infatti, questo qui in basso, eccolo qui, Sesame si chiama. Se vediamo un attimino all'interno delle sue mosse, come potete vedere, la seconda mossa è proprio il Super Saiyan. Andando a reclutare questo personaggio con un attacco Zenkai e possibilmente utilizzando insieme all'attacco Zenkai anche una mossa di Tier G, dovremmo riuscire a sbloccare il Super Saiyan. Però, ve l'ho detto, è tutto casuale. Però questa qui è la prima strada che io sinceramente vi sconsiglio. Quindi noi facciamo fuga e vi mostro subito la seconda strada. Quindi ovviamente ci dà la sconfitta, però vi ho mostrato già il primo personaggio che è il Super Saiyan, quindi cosa non da poco. Ed andiamo a vedere la seconda strada, poiché lì troveremo ovviamente un altro personaggio. Come potete vedere mi sto recando al terzo piano, quindi al varco spazio-temporale 3P, e mi sto recando precisamente al gioco di Cell. Quindi dal gioco di Cell girate verso sinistra e dirigetevi verso quelle montagne. Troveremo un altro personaggio quindi in questa seconda strada, che
Oltre ad avere il Super Saiyan come il primo personaggio che vi ho mostrato, avrà anche il Kaioken, quindi possiamo sbloccare tutto in una volta sia il Super Saiyan che il Kaioken. Quindi, una volta arrivati a questa montagnella, dobbiamo affrontare questo personaggio con l'energia blu. Vi ricordo sempre che, ancora una volta, è sempre meglio arrivarci in questo punto, ovviamente nel post game, poiché specialmente per questa seconda strada che vi sto mostrando, al varco 3P, ci ho provato durante l'avventura e non mi appariva il personaggio che è il Super Saiyan, mentre adesso è apparso, perché l'ho riconosciuto, ed è questo qui che vi faccio vedere. Eccolo qui, Squash si chiama, e se notate, ha come mosse speciali sia il Kaioken che il Super Saiyan. Quindi, a questo punto, noi cos'è che andiamo a fare? Andiamo a lottare contro questi personaggi. Ci andiamo a caricare l'ultra barra almeno a metà per fare l'attacco Zenkai, ovviamente su Squash, quindi lo reclutiamo e vediamo se dopo l'attacco Zenkai e quindi dopo averlo reclutato ci dà il Super Saiyan e magari anche il Kaioken come skill. Quindi io faccio una cosa, adesso indebolisco questi personaggi, facciamo l'attacco Zenkai insieme ovviamente su Squash e vediamo se ci dà il Super Saiyan, quindi ci vediamo a brevissimo. Perfetto signori, quindi ci siamo, mi rimane soltanto Squash da togliere di mezzo nella squadra avversaria e possiamo anche fare la attacco Zenkai. Quindi, allora, attaccherò con Blaze, vi spiego un attimino perché. Ovviamente, come potete vedere dallo schermo inferiore, abbiamo il tipo non super efficace, tutt'altro, il tipo debole su Squash, però comunque attacco con Blaze, poiché come potete vedere nelle mosse speciali ho esplosione energetica, che è una mossa di Tier A, che per il momento è comunque il tier più alto che ho per una mossa. Quindi andiamo a fare attacco Zenkai, ovviamente sul carissimo Squash. Tra l'altro, ok, pensavo di aver mosso il microfono. Vediamo, oh perfetto, l'abbiamo beccato. Quindi cerchiamo di fare più danni possibili su Squash, in realtà non Squash. Con l'attacco Zenkai però gli stiamo facendo pochissimo, pochissimissimo davvero. Va bene, quindi attacchiamo con esplosione energetica e cerchiamo di toglierlo di mezzo. Purtroppo non parte l'attacco combinato, l'attacco di supporto in realtà. Speravo di sì, però vediamo quanto gli facciamo. Oh, perfetto, lo togliamo di mezzo. Questo era ciò a cui volevo arrivare. Quindi facciamo anche fuori dal ring, quindi possibilmente abbiamo qualche chance in più di aver sbloccato il Super Saiyan. Quindi, morale della favola, quando fate l'attacco Zenkai cercate di farlo sempre con mosse di tier alto, possibilmente G, in modo da avere più possibilità di sbloccare le skill che volete e soprattutto anche i personaggi che volete. Quindi reclutiamo, vediamo Kaioken. Kaioken non ci ha dato il Super Saiyan, come potete vedere, però noi ci riproviamo. Ma c'è un qualcosa che abbiamo appreso il Kaioken, che ovviamente ci teniamo come mossa speciale. Quindi ora ci riprovo, magari ci riprovo da Sesame questa volta. O se respawn ovviamente il carissimo Squash, ci riproviamo, quindi ci vediamo a brevissimo. Ok signori, dato che Squash ci ha dato soltanto il Kaioken, proviamo questa volta da Sesame. Tra l'altro non vi preoccupate, poiché se comunque reclutate Squash e non vi dà il Super Saiyan, potete tranquillamente andare a risfidarlo sempre nello stesso posto. Basta che fate un teletrasporto nell'astronave oppure che fate un teletrasporto di nuovo al gioco di Cell. Quindi vediamo Sesame ancora una volta, facciamo un'altra volta lo scooter su di lei, quindi controlliamo la sua forza, vediamo se è il Super Saiyan e poi cerchiamo di reclutarla. Quindi dovrei anche già avere l'attacco Zenkai se non erro. Sì, ho già l'ultra barra. Allora, facciamo di nuovo il controllo della forza. Vediamo, eccola qui. Sempre di tipo velocità a lei. Ed ha il Super Saiyan effettivamente. Quindi faccio una cosa, di nuovo come prima, guardate i personaggi come ce li ho tra l'altro. Vabbè, faccio una cosa come prima, quindi faccio l'attacco Zenkai su Sesame, cerco di reclutarla e vediamo se ci dà il Super Saiyan. Ok signori, ci siamo. Nuovo attacco Zenkai da parte di Blaze solo su Sesame. Quindi cerchiamo di distruggerla. Oh perfetto, l'abbiamo beccata in pienissimo, non in pieno, in pienissimo. Ferma lì, che stavolta ti devo devastare con l'attacco Zenkai. Fermati lì. Oh, perfetto, abbiamo anche l'aumento del danno del 100,2%, va bene. Esplosione energetica ancora una volta. E dobbiamo fargli almeno 5780, non riesco a vedere. Sì, 80, 5780 di danno, ma credo di sì. Vediamo. Dovrebbe andare, oh, 11.000, va bene. Quindi facciamo anche ring out ancora una volta su Sesame. Reclutiamo Sesame. Vediamo quel punto esclamativo. Quindi reclutiamo Sesame e speriamo nella volontà divina che ci dà finalmente il Super Saiyan. Vediamo.
saliamo ovviamente di livello, solo carica massima, come potete vedere. È molto molto difficile riuscire a droppare il Super Saiyan. E quindi ragazzi, il metodo per sbloccare comunque il Super Saiyan e il Kaioken è questo qui. Ovviamente noi siamo stati abbastanza sfortunati, ci ho provato anche più volte, però non sono ancora riuscito a sbloccare il Super Saiyan. Però almeno ci siamo portati a casa subitissimo il Kaioken. Fatemi sapere ovviamente voi se siete riusciti a portarvi a casa quindi il Super Saiyan. Mi raccomando, è difficile, quindi se non lo sbloccate alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, è normalissimo, ci vuole tempo. Ovviamente io cercherò di sbloccarlo, appena ci riuscirò vi porterò un bel video in cui lo andiamo a provare insieme. Quindi signori, spero a questo punto che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace che non sono riuscito a farvi vedere il Super Saiyan, però credetemi, ci sarà l'occasione. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete questo video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti. E quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.